Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Più 6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3000 gradi Fahrenheit! Dagli 8 ai 10 secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto. 2 secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela. Caffè latte con pettinata incorporata. Spazzolata dentifricio mentolato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo di 6 secondi netti. 2, 1. Ha ancora un patrimonio di 3 minuti per vestirsi e correre alla fermata del suo autobus che passa alle 8:01. Tutto questo naturalmente salvo tragici imprevisti. Fantozzi e il secondo tragico Fantozzi tornano al cinema restaurati in 2K. Vadi subito a comprare il biglietto alla cassa. Come umano lei? Molto umano, ciao.